il titolo che si è dato a questo incontro, ma direi anche al festival, c'entra in modo direi molto significativo, anche uno dei tratti più così salienti, significativi e anche generosi di quell'esperienza culturale, imprenditoriale e umana che chiamiamo olivettismo. E credo che c'entri anche in modo abbastanza coerente le attività che la nostra fondazione dal 1962 svolge proprio per cercare di interpretare anche con uno sguardo moderno gli insegnamenti che provengono dalla storia di Adriano Olivetti, che è una delle avventure, come dicevo, imprenditoriali, sociali e culturali più importanti, più significative, ma soprattutto più affascinanti del Novecento. E spero che anche una parte di questo incontro riesca a far emergere questi tre aspetti che ricordavo. Io, come dicevo, introdurrò i temi che poi verranno sviluppati nelle altre due sessioni dell'incontro. Ho pensato di farlo, dato che il tempo non è molto, all'incirca 20-25 minuti, cercando di così tracciare un primo perimetro attorno alla storia olivettiana e portando in superficie quelli che possiamo chiamare i capisaldi dell'ideologia olivettiana, che, come dicevo, è un paradigma tra e di identità fra progresso materiale e efficienza tecnica. Dopo il mio intervento verrà proiettato un documentario che si chiama Città dell'Uomo di Andrea De Sica, prodotto dalla Fondazione Adriano Olivetti in collaborazione con la RAI Storia Siamo Noi, che come dire, espanderà in qualche modo i temi cui io farò riferimento e soprattutto traccerà anche come dire, una traiettoria cronologica per conoscere e come dire, fissare i termini fondamentali dell'olivettismo. È un format televisivo abbastanza noto, che è quello della Storia Siamo Noi, che però in questo caso direi anche significativamente venne proiettato e quindi prodotto apposta per la Biennale di Architettura del 2012 di Venezia, e nel padiglione italiano di quella Biennale fu dedicato uno spazio proprio alla storia olivettiana. Il documentario dura all'incirca 53 minuti. Alla conclusione del documentario interverranno Giuseppe Lupo e Alberto Seibene, che sono due fra i più longevi in termini, diciamo, di costanza, studiosi di Olivetti, e se ne sono a vario titolo occupati per parecchi anni. Alberto è il curatore degli scritti recentemente ripubblicati di Adriano Olivetti da parte di Edizioni di Comunità e autore di un libro che si chiama L'Italia di Adriano Olivetti, e Giuseppe Lupo è uno, come dire, dei più importanti conoscitori e studiosi della letteratura industriale e soprattutto in particolare di quella che si lega alla vicenda storica della fabbrica di Ivrea. A loro spetterà evidentemente il compito di in qualche modo riprendere e proseguire gli spunti che emergeranno dalla mia introduzione e dalla visione del documentario, in particolare direi per quanto riguarda così la vicenda politica e culturale di Olivetti. E ci sono due parole fondamentali per iniziare a comprendere, per comprendere profondamente Adriano Olivetti e la sua storia. Una parola sono responsabilità e comunità. E partirei dalla prima, responsabilità, leggendo una delle citazioni più celebri di Olivetti, che è questa qui. Può l'industria darsi dei fini? Esistono questi, scusate perché non vedo nulla, si trovano questi solamente nell'indice dei profitti? Non vi è al di là del ritmo apparente qualcosa di più grande, una destinazione, una vocazione anche nella vita di una fabbrica? Noi crediamo nel potere illimitato delle forze spirituali, amore, verità, giustizia e bellezza. Gli stati che dimenticheranno una sola di queste forze non potranno mai indicare a nessuno il cammino della civiltà. Questa frase, al di là della sua, come dire, ispirazione, che è molto, molto bella, è importante perché venne pronunciata da Adriano Olivetti nell'aprile del 1955, inaugurando il nuovo stabilimento Olivetti di
Pozzuoli, che è il primo esempio il lavoro, l'industria che cercava di portare il lavoro nel mezzogiorno anziché trascinare il mezzogiorno dove c'era lavoro, con delle conseguenze che in qualche modo verranno poi riprese dal documentario di tipo, come dire, urbanistico e sociale, di cui oggi forse ancora paghiamo le conseguenze. Questo discorso veniva così ispirato, così bello, così, come dire, anche di prospettiva, veniva pronunciato da Adriano Olivetti in uno degli stabilimenti che in quel momento probabilmente era più all'avanguardia dal punto di vista sia tecnico che organizzativo in Europa. La seconda parola fondamentale per capire Olivetti, e che forse dà anche un po', come dire, è la ragione per la quale siamo qui oggi, è la parola comunità. Questo disegno è un disegno autografo, un bozzetto autografo fatto sul retro di copertina di un libro da Adriano Olivetti per le elezioni del 1958. Si trova nella sede della Fondazione a Roma, ed è, come dire, un abbozzo, un tentativo di riorganizzazione su base comunitaria dell'area del Torinese. La cosa che il 1958 è l'anno in cui Olivetti si presenta e presenta il Movimento Comunità, fondato nel 1947, alle elezioni politiche di quell'anno. Però è interessante anche perché in realtà questo è lo stesso periodo, il periodo in cui, dal punto di vista imprenditoriale, industriale, Olivetti inizia a definire quella che 2 anni più tardi si concluderà come la prima grande acquisizione di un'azienda europea, di un'azienda non americana, di una grande azienda americana, ovvero l'acquisizione da parte di Olivetti della Underwood, che era la competitor mondiale della Olivetti per i prodotti per ufficio. Come dire, in qualche modo metaforicamente, nel momento in cui Olivetti immagina davvero, come dire, e conclude un'operazione su scala mondiale dal punto di vista industriale, capisce e riconosce la necessità di rimanere, come dire, con un collegamento strutturato, non episodico, quindi politico, con la propria comunità di riferimento, con le proprie radici, con il proprio paesaggio, come dire, naturale e emotivo. E c'è un'altra foto in questo senso, apparentemente distante, ma forse non troppo, che è una foto dell'inizio degli anni 20 della famiglia Olivetti in montagna, durante una gita, delle tante gite che facevano in montagna. Quello al centro con la barba bianca è Camillo Olivetti, il fondatore, e riconosciamo Adriano subito dietro di lui con i capelli un po' arruffati. E gli Olivetti vivevano, Camillo aveva comprato un convento, il convento di San Bernardino, attorno al quale poi si sviluppò come dire, tutto il corpo delle fabbriche, degli edifici di produzione, degli edifici per i servizi sociali. Ma la cosa interessante, come dire, simbolicamente interessante, è che all'interno di questo convento c'è uno dei cicli pittorici più importanti del 400 piemontese, di Gianmartino Spanzotti, che rappresenta un giudizio universale molto forte, molto crudo, con delle immagini del bene, ma soprattutto direi del male, dei dannati, davvero impressionanti. Ed è, come dire, può servire come prima metafora per capire la totale, continua ricerche in Olivetti di un'identità, di come dire, di una dimensione organica fra mondo dello spirito e mondo della tecnica. E anche questa, forse in modo un po' più paternalista, è la foto di una famiglia negli stessi anni. Questa qui è una foto scattata intorno alla metà degli anni 20 nel cortile della fabbrica di mattoni rossi, che è il primo edificio industriale progettato e costruito da Camillo Olivetti, che è sempre lì al centro. E pochi anni dopo questa foto, Camillo lascerà la fabbrica in mano al figlio Adriano, con una sola raccomandazione, diremmo un solo imperativo: Adriano, fai qualunque cosa, ma non licenziare qualcuno per l'introduzione dei nuovi metodi. La disoccupazione involontaria è la peggiore disgrazia che possa capitare a un essere umano. E forse alla luce di questa raccomandazione di Camillo Olivetti possiamo anche comprendere o cercare di interpretare quest'altra immagine,
che ritrae Adriano Olivetti in una delle linee di produzione della ICO di via Gervis a Ivrea, e l'impressione, almeno la mia, è quella di due individui che dialogano, come dire, da uomini e non da, come dire, padrone e dipendente, seppur evidentemente con ruoli e funzioni molto, molto diverse tra di loro. E ho usato questa foto anche perché mi permette di raccontare una cosa, anticipare che vedrete nel documentario. Questa foto è scattata lungo, appunto, come dicevo, le officine, le linee di produzione degli anni 50 su Via Gervis, e proprio in questi, come dire, stessi locali si svolge l'unica intervista filmata che vedremo dopo, che c'è stata, che abbiamo conservato di Adriano Olivetti. A un certo punto di questa intervista l'intervistatore Emilio Garroni chiede ad Olivetti se è vero, ed era vero, che lui amasse passeggiare il sabato e la domenica, perché l'Olivetti è stata la prima azienda italiana a concedere il sabato di riposo. Se è vero che Olivetti amasse, come dire, recarsi e passeggiare in fabbrica, appunto, al sabato e alla domenica, quando la fabbrica era chiusa, Olivetti risponde che era vero e dice perché, cito a memoria, quando le macchine sono ferme, quando le linee di produzione tacciono, il problema dell'uomo viene in superficie, si, come dire, manifesta in tutta la sua urgenza. E pochi minuti dopo, uscendo dalle fabbriche, Garroni chiede di nuovo ad Olivetti che cosa sia per Olivetti l'architettura, che è uno, come dire, dei tratti, lo vedremo, fondamentali anche dell'ecosistema olivettiano. E Olivetti risponde che l'architettura è la forma in cui si esprime una società e che qualifica una società. E quindi vorrei, insomma, rapidamente, con una serie di immagini a coppia, vedere questa società così come l'aveva immaginata e direi anche realizzata Olivetti. Ci sono i prodotti, ovviamente, quella era la lettera 22, la Divisumma, la Multisumma, la grafica pubblicitaria che portava questi prodotti in giro per il mondo. E poi ancora gli showroom, questo è lo showroom di BBPR sulla Quinta Strada a New York di Olivetti, con un bellissimo, meraviglioso, straordinario murales di Costantino Nivola, e poi ancora il celebre negozio San Marco, di Piazza San Marco, di Carlo Scarpa, le fabbriche, come dicevo, questo è il Salone dei 2000 dove Olivetti pronunciava molti dei suoi discorsi, l'esterno, il parco della fabbrica di Pozzuoli, di cui ho letto l'introduzione all'inizio, il centro studi ed esperienze con questo restauro questo restauro di Ettore Sozzas, la mensa di Gardella, alcune delle unità abitative, questa era, diciamo, cosiddetta Talpogna, le case per i dipendenti, i servizi sociali, questa è una foto tratta da un bellissimo reportage fotografico di Henri Cartier-Bresson, appunto, all'Olivetti, e questa è una delle biblioteche, gli asili nido. E ho deciso di, come dire, concludere questo brevissimo, ovviamente parzialissimo, sequenza di immagini con questa immagine qui, che è l'interno, una porzione dell'interno dell'asilo nido di Figini e Pollini a Ivrea, che però mi pare restituisca e ci faccia tornare anche un po' all'inizio di quello che raccontavo, questa continua ricerca di identità, di contaminazione fra, come dire, la necessità della cultura, della competenza, dare vita a un mondo che sia materialmente più fascinoso, come diceva Olivetti, ma anche spiritualmente più elevato, più in contatto e sempre in contatto con le proprie radici. E arriviamo così, come dire, a uno dei capitoli poi fondamentali anche della storia di Olivetti, ovvero e anche, come dire, il rapporto con la tecnica, con la tecnologia, con la modernità, e anche forse questo ci permette di chiederci qual è anche il ruolo, no, del nostro lavoro di divulgazione, degli studi che si stanno facendo su Olivetti, del lavoro che la Fondazione spero
coerenza cerca di svolgere da 50 anni, ovvero se tutto questo, quello di cui parleremo dopo, dobbiamo in qualche modo trattarlo e guardarlo come degli antiquari che espongono del materiale bellissimo, ma necessariamente testimone di un passato ormai irrimediabilmente perduto, se dobbiamo guardare a questa immagine, a questa storia, con invece uno sguardo, come dire, generativo, come e pensare e guardare ad Adriano Olivetti e alla sua storia come davvero una concreta possibilità di cambiamento. E probabilmente il rapporto con la tecnologia, con gli strumenti della modernità, ci dà una chiave interpretativa in questo senso importante, perché poi di fatto le domande che ci poniamo noi oggi non è molto diverse, non sono molto diverse da quelle che si poneva Olivetti oltre 50 anni fa, ovvero come fare a essere tecnicamente progrediti senza per questo essere interiormente imbarbariti, e quindi come fare a utilizzare gli strumenti che la modernità ci mette a disposizione non come una nuova forma di dominio, ma come una concreta, dicevo, possibilità di cambiamento. Scusatemi. In questo senso, ho scelto questa foto, direi che è molto bella, che rappresenta l'Elea 9003. L'Elea 9003 è stato il primo calcolatore al mondo con tecnologia, diciamo, moderna, ovvero a transistor e non a valvole. Venne presentato dalla Olivetti 6 mesi prima, diciamo, del suo omologo della IBM. E, ovviamente, come si vede dalla foto, è una macchina che non ha più nulla da raccontare al nostro tempo, no? Occupava una stanza intera e credo avesse una memoria di non più di 256K. Quello che però è sempre attuale, invece forse racconta ancora molto, sono le parole che Olivetti usò per presentare questo calcolatore a Milano nel 1959. Questa macchina è creata dall'uomo per servire l'uomo e per liberarlo dall'antica fatica di prove più dure e per affermare la sua vocazione di costruttore, per nuove e più suggestive possibilità di lavoro. Dobbiamo impegnarci su un più vasto fronte morale e materiale. E questa idea di tecnologia produsse poi, 6 anni più tardi, nel 1965, questa macchina, scusate, la programma 101, che viene considerato all'unanimità il primo vero personal computer della storia, e che nell'idea del suo inventore Pier Giorgio Perotto, un ingegnere della Olivetti, non dovesse avere come quella precedente l'interprete in camice bianco per essere utilizzata, ma potesse essere utilizzata da chiunque. In effetti la utilizzò e anche molto bene la NASA 4 anni più tardi per l'allunaggio, perché è la missione che portò l'uomo sulla Luna, perché con la P101 venne calcolata l'orbita che avrebbe compiuto attorno alla Luna lo shuttle, dimostrando nei fatti che poi progettare a misura d'uomo, come diceva Olivetti, è quello che può permettere all'umanità di raggiungere davvero delle mete ritenute fino allora inarrivabili. Quello che abbiamo visto fino adesso, magari in maniera un po' sparsa, un po' confusa, credo che racconti, diciamo, molto bene che cosa sia per Olivetti davvero, no? La vera avanguardia olivettiana, al di là chiaramente del prodotto, al di là della grafica, al di là delle architetture così celebrate. La vera avanguardia è un'avanguardia di tipo, come dire, di approccio, di tipo metodologico, è un'avanguardia di tipo sociale soprattutto, e da qui viene, come dire, la considerazione di Olivetti come maestro, no, della responsabilità sociale dell'impresa, però in una forma un po' diversa, ritengo, da come viene interpretata oggi, in cui è una voce come dire, abbastanza verticale, talvolta di restituzione, se non addirittura come dire, di riparazione di un territorio da parte di una grande azienda. L'abbiamo visto nella prima citazione, per Olivetti la responsabilità sociale dell'impresa è anzitutto una vocazione, è la, come dire, ragione stessa dell'esistenza dell'impresa insieme al profitto, ovviamente, che deve essere uno strumento al servizio della sua vocazione sociale. E
tra i tanti esempi che si possono citare, ho scelto di, come dire, riportarne e leggerne uno che secondo me è quello più significativo, più, come dire, anche profondo. E sono le parole che Adriano Olivetti usò nel 1945 per raccontare, giustificare perché avesse voluto potenziare un servizio che già esisteva, un'istituzione che si chiamava Assistenza Lavoratrice Olivetti, portando il congedo di maternità per le dipendenti Olivetti fino a 9 mesi a parità di salario. E lo fa con queste parole. Verso la più alta espressione dell'umanità, la maternità, noi esprimiamo la nostra solidarietà perché nessuna operaia che sia madre possa vedere con invidia e con dolore quelle madri che hanno la gioia di tenere in una casa i primi mesi di vita il loro bambino. E questo è, come dire, il riconoscimento che poi l'altro è qualcuno da comprendere, qualcuno da, come dire, comprendere se il ruolo dell'intellettuale molto spesso era questo in fabbrica, di comprendere i suoi motivi più profondi di disagio, e potremmo dirla come anche le parole, usando le parole di un grande collaboratore di Adriano Olivetti scomparso qualche anno fa, che è Massimo Fichera, che diceva che per Olivetti la fabbrica doveva essere una produttrice di beni e non soltanto di bene, non soltanto di beni. Ed è proprio in questa identità di cui ho parlato fino adesso, diciamo, fra azione e pensiero, fra paesaggio industriale e paesaggio valoriale, paesaggio emotivo, fra beni e bene, come dice Massimo Fuchera, che si trova anche la ragione del riconoscimento pochi mesi fa del complesso di edifici industriali di Ivrea come patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO, un progetto decennale della Fondazione Adriano Olivetti, in collaborazione ovviamente con tutte le istituzioni pubbliche. Un riconoscimento che ha portato a, appunto, vedere negli edifici industriali di Ivrea la testimonianza oggi ancora visibile in qualche modo, da tutelare, da conservare, di un'idea di società e di un'idea di come dire, rapporto fra capitale e lavoro davvero unica al mondo, e tra l'altro è il primo sito industriale del Novecento riconosciuto come patrimonio dell'umanità. E Olivetti è in fondo una storia, vengo, come dire, un po' anche alle conclusioni rispetto ai temi di oggi e del festival, è anzitutto una comunità in qualche modo in cui è ancora possibile riconoscersi come esseri umani, questo l'abbiamo visto, ed è anche la grandezza di Olivetti, che forse quella che più colpisce chi si avvicina ad Olivetti, che è una storia così affascinante, forse da poi è difficile una volta incontrato Olivetti lasciarlo andare, proprio per la semplicità del suo sguardo e per la semplicità in fondo dei temi su cui si è articolato invece un sistema così complesso e efficiente. E Josef Brodsky diceva che poi in fondo la bellezza non può essere programmata, perché la bellezza è sempre l'effetto secondario di altre ricerche spesso molto normali. E c'è una foto, diciamo, con cui vorrei più o meno chiudere l'intervento, che è questa qua, che è una foto di Adriano Olivetti alla fine degli anni 50. La cosa che mi ha sempre colpito, in realtà ultimamente quando mi è capitata di vederla mi sono accorto che ci sono solo uomini, e questo forse è anche un segno della distanza in qualche modo del tempo di Olivetti, però in realtà la cosa che mi ha sempre colpito è che Olivetti è in effetti l'unico volto riconoscibile in questa foto. E racconta in questa sua sospensione anche il tentativo del lavoro che stiamo cercando di fare. Da un lato quello necessariamente di storicizzarlo, di lasciarlo andare, di lasciarlo un po' sfumare, no? Come in questa immagine, perché altrimenti si rischia di trasformarlo, come si è detto, in una storia mitologica, in un santo, e sappiamo perfettamente che poi dietro i santi e dietro i miti è molto semplice nascondersi, e soprattutto nascondere le nostre responsabilità, il modo insieme con una certa rimozione e denigrazione con il quale è stato per tanti anni anche tenuta a distanza l'applicabilità dell'esempio
dell'esempio olivettiano. E come dicevo, Olivetti è stato oggetto di un fenomeno veramente incredibile di rimozione dalla cultura popolare, nel senso davvero, come dire, più alto di questo termine nel paese. E non ne parleremo oggi, ma diciamo è solo negli ultimi anni che, grazie forse anche al lavoro che stiamo svolgendo, al lavoro di tutti quelli che si occupano di Olivetti, sta di nuovo tornando a essere come dire, un tema centrale anche nella discussione di questo paese, anche perché poi in fondo la sua storia, come altre storie di grandi, come dire, innovatori del Novecento, può essere considerata in qualche modo come la storia di un paese che poteva essere, di un'Italia che poteva essere e non è stata. E come era il titolo di questo intervento, quello olivettiana davvero è una comunità in cammino con un programma che abbiamo strutturato 4-5 anni fa che si chiama Lezioni Olivettiane. Noi portiamo con una molteplicità di strumenti la storia di Olivetti nelle scuole, nelle università, nelle imprese, nel mondo dell'associazionismo, dovunque ci sia, come dire, si faccia cultura e ci sia, come dire, un desiderio di conoscenza. E ogni volta vediamo che qualcuno, come dire, in più si aggiunge a questa comunità, in qualche modo ne riconosce il valore di attualità. E Paul Valéry diceva che ci vogliono due geni, no, per fare un'idea, uno per pensarla e l'altra per riconoscerla. Ed è forse questo, come dire, il motivo che ci fa ritenere che ci sia un po' come un tempo per Olivetti che ritorna, una storia, un tempo che ha aspettato il momento migliore per realizzarsi e per come dire, mostrare il suo volto più attuale, scusate, più attuale, più generativo e per dare vita, come dicevo, a un mondo, come diceva Olivetti, materialmente più fascinoso, però allo stesso tempo anche spiritualmente più elevato, e dove, sempre ha scritto Olivetti, la bellezza e la tolleranza siano nomi e non voci prive di senso. A noi viene sempre domandato, quando facciamo questi incontri, se ci sia oggi un nuovo Olivetti in giro, in Italia, non solo in Italia. Ed è evidente che, come dire, per la dimensione industriale e, come dire, per la complessità organizzativa di quel modello, parliamo di una vicenda, diciamo, storica irripetibile. È altrettanto vero che sicuramente ci sono oggi in Italia moltissimi imprenditori come dire, che guidano imprese di varia dimensione che più o meno consapevolmente si ispirano, guardano a quel modello come come dire, appunto un modello da seguire. Ma la verità con cui rispondiamo a questa domanda, forse in modo un po' retorico, è che oggi Olivetti è davvero chi ha ancora a cuore, chi ritiene che ci siano delle domande a cui la nostra società e il nostro tempo ancora non è stato in grado di rispondere, che invece a cui invece è urgente rispondere, una domanda, come dire, di una maggiore solidarietà, di una maggiore accoglienza, soprattutto direi un'accoglienza come ci insegna Olivetti, e una maggiore giustizia sociale. Ed ecco questo è il motivo per il quale, come dire, rispondiamo che poi in fondo, dopo tutto, in qualche modo Olivetti oggi siamo tutti noi. Sicuramente per la nostra fondazione almeno la guida è quello che può spiegare, al di là di qualunque necessaria, giusta interpretazione analitica e storica, la vicenda di Olivetti sono delle parole ancora di Olivetti, che sono quelle con cui Olivetti descriveva e spiegava la ragione del simbolo che aveva scelto per la casa editrice, per le sue attività, per la casa editrice, Edizioni di Comunità, per il movimento politico, appunto il movimento Comunità, un simbolo che dal 1962 è anche, come dire, identifica le attività della nostra fondazione. Ognuno può suonare senza timore e senza esitazione la nostra campana. Essa ha voce soltanto per un mondo libero, materialmente più fascinoso e spiritualmente più elevato. Suona soltanto per la parte migliore di noi stessi e vibra ogni volta che è in gioco il diritto contro la violenza, il debole contro il potente, l'intelligenza contro la forza, il coraggio contro la rassegnazione, la povertà contro l'egoismo, la saggezza e la sapienza contro la fretta e l'improvvisazione, la verità contro l'errore e l'amore contro l'indifferenza. Adriano Olivetti. Bene, io ho concluso la mia parte, adesso
proietteremo il documentario, dura appunto 53 minuti, poi Alberto e Giuseppe continueranno. Si può, ci hanno detto dopo, non, dopo la conclusione del, di questo incontro, è stato annullato quello successivo, posticipato, insomma, dirottato in un'altra sede, quindi se qualcuno avrà voglia si potrà anche andare avanti forse con qualche domanda. Grazie. Perché ci siamo dimenticati per tanti anni questa storia, che poi è una delle storie migliori dell'Italia industriale e dell'Italia in generale? Beh, un po' è stato risposto nel documentario, un po' Olivetti era talmente eretica e Adriano Olivetti era talmente diverso da tutti gli altri industriali del suo tempo che una volta morto in fondo era anche molto comodo archiviare, insomma, mettere da parte questa esperienza. In realtà i segni di Olivetti, anche dell'Olivetti Industria, sono proseguiti per parecchi anni, almeno una decina dopo la sua morte. Però è vero che poi il tempo ha un po' cancellato questa esperienza. E io mi occupo di Olivetti da una decina d'anni circa, ed è evidente che il fascino, ma prima di tutto della persona, ma il fascino di questa vita che così è un romanzo, insomma, Adriano Olivetti è una figura letteraria quasi, è un personaggio che potrebbe stare in Vita e Destino, insomma, nei grandi romanzi del Novecento. Questo fascino letterario è quello che forse mi ha affascinato per primo e che può affascinare una vita così, appunto, che va in fabbrica a 14 anni e capisce già da allora, insomma, inizia a maturare quest'idea che la fabbrica è prigione se non viene interpretata in un certo modo. Però la fabbrica è anche opportunità, perché chi arriva in fabbrica, si vedono nel documentario queste facce ossute dai tratti disuguali di contadini del canavese. Avere un salario, e se un contadino, a meno che sia un bracciante, ma il lavoro è occasionale, avere un salario vuol dire progettare il futuro, vuol dire pensare a, come dire, intanto al proprio progetto di vita e poi più in generale a poter migliorare la società. E poi, ma sono moltissimi gli episodi, appunto la fuga di Turati, Olivetti che rimane in prigione a Regina Coeli, viene liberato, pensate, il 22 settembre, cioè quindi quasi il giorno prima che i tedeschi, come si diceva, prendono il carcere, oppure il famoso viaggio negli Stati Uniti a comprare la Underwood, e quando, che poi si rivelerà una scatola vuota e insomma una cosa che forse lui avrebbe potuto far funzionare ma che non funzionò, anzi come dire, aumentò lo squilibrio dei conti dell'Olivetti. Lui, tornando negli uffici di Via Clerici, disse al vice capo della fluidità: una stella ci ha guardato dall'alto. E, per dire che lui ci credeva questa cosa. E poi i contrasti con la famiglia, in realtà appunto il grosso dell'azionariato era la famiglia, e quindi diciamo gli episodi, ma potrei andare avanti per un sacco di tempo a raccontare gli episodi della vita di Olivetti. E, però poi diciamo, secondo me sono un po' due le cose fondamentali da capire. Uno è che non esiste nel Novecento una figura che sia al tempo stesso un imprenditore e un uomo di pensiero. Cioè Olivetti, c'era questo continuo scambio tra le idee che come dire, che maturava vedendo ciò che si realizzava nella fabbrica e intorno alla fabbrica, nel territorio, appunto nella comunità, e invece il continuo aggiornamento di letture. Insomma, la casa editrice, le edizioni di comunità hanno veramente svecchiato la cultura italiana nel dopoguerra. E quindi avere in una sola persona
queste caratteristiche è unico, diciamo, è unico e anche il garante in fondo di questa personalità, perché sennò diventa veramente il santino, diventa veramente il santo laico che il Novecento, di cui il Novecento forse anche ho bisogno, ma insomma non è quello che ci serve. L'altra cosa è in fondo il filo importante nella vicenda di Olivetti è la politica, perché la politica alla fine è il momento della mediazione di tutto quello che avviene nella società. E Olivetti è stato un politico suo malgrado, diciamo. Da ragazzo, lui è andato, dopo Ivrea è andato a studiare a Torino ingegneria, ha visto, diciamo, il biennio rosso, il 1919-20, ha visto le stesse cose di Gramsci, ha conosciuto e visto Gobetti, ha sostanzialmente visto la fine di questa idea grandiosa del socialismo, che poi è continuata molto più a lungo nel Novecento, ma lui vide che sostanzialmente il socialismo, che era nato nel 1848 e poi con la Comune di Parigi, in quel momento si esauriva, perché sostanzialmente si arrivava a due blocchi contrapposti. Lui in quegli anni scriveva su delle piccole riviste, diciamo, di un socialismo di sinistra, di un socialismo, diciamo, vicino a Salvemini o anche oltre Salvemini. Dopodiché, però, col fascismo questa cosa lui non la può più fare. Va in America, una grande esperienza, ma come non è stata per suo padre, è una grande esperienza, sì, è vero, vede la tecnica del lavoro, vede come funziona la catena di montaggio, va alla Ford, non incontra le forze, anche se è un appuntamento, però vede anche una società democratica che funziona, insomma, vede quello che un secolo prima di lui vide Tocqueville, e questa è un'esperienza importante. Dopodiché è chiaro che negli anni del fascismo Olivetti si dedica a costruire una fabbrica nuova, a costruire dei rapporti tra le persone all'interno della fabbrica che non erano più quelle del padre, anche se col padre ci fu un contrasto durissimo pur nell'affetto e nel rispetto reciproco. Però appunto costruisce un nuovo sistema, costruisce empiricamente un nuovo sistema di relazioni, costruisce i servizi sociali, l'asilo, i sistemi di trasporti, questa idea fondamentale del fatto che erano operai contadini quelli che lavoravano alla Olivetti e che un po' contadini dovevano continuare a rimanere, insomma. E, se non ci fosse stata la Seconda Guerra Mondiale, se non ci fosse stato soprattutto quello che è successo dopo l'8 settembre, cioè lui torna al nord, viene a sapere che il padre sta male, raggiunge Biella solo due giorni dopo, credo, la morte del padre, poi in realtà rimane un pochino alla macchia e arriva in Svizzera nel febbraio del 1944. Se non ci fosse stata quell'interruzione, cioè quel periodo in cui lui rimane in Svizzera tra il 44 e il 45, questi abbozzi che lui aveva già un po' scritto, diciamo, di società nuova, di idea, di comunità, non avrebbe avuto il tempo di scriverli, di sistematizzarli. E lui in quel periodo lui sta tra Ginevra e l'Engadina e si mette a scrivere con una segretaria, tra l'altro la persona che gli estende questi appunti è Luciano Foà, che poi sarà il fondatore della Delphi. Insomma, non divago perché per ogni azione olivettiana poi ha una serie di conseguenze di storie, diciamo, infinite che le contiene. E diciamo, e scrive l'ordine politico delle comunità, che è appunto un progetto di riforma costituzionale in forma federale dell'Italia.
È un progetto minuzioso che in realtà che lui stesso poi negli anni successivi ha provveduto a divulgare attraverso scritti successivi, ma diciamo di cui l'idea fondamentale è l'Italia deve funzionare, diciamo, in forma di federazione, diciamo di Stato federale, detto meglio, e partendo, diciamo, da formazioni territoriali definite, le cosiddette comunità. E appunto Olivetti credeva molto nei simboli, e un simbolo, appunto, l'abbiamo visto, è stato detto da Beniamino, l'abbiamo visto nel documentario, è la campana, e con quel bellissimo scritto a cui segue il simbolo della campana. E l'altra, c'è un'altra definizione molto bella di Olivetti, che dice che la comunità è quella parte di territorio che uno può percorrere a piedi in un giorno. Allora, le comunità, diciamo, un sistema di comunità. Olivetti si era messo a studiare come erano organizzate le diocesi, come erano organizzati i dipartimenti napoleonici, eccetera. Le comunità potevano essere il luogo dove la società si rappresentava attraverso dei sottogruppi legati alle professioni, eccetera. Un sistema molto minuzioso, in cui però la parola chiave, appunto, era comunità. Questo progetto che lui organizza, come dire, fin nelle virgole, che venne letto da Ernesto Rossi, da Luigi Einaudi, mentre lui era in Svizzera, in parte approvato, in parte no, e quando lui lo porta a Roma nel 45-46, nel momento in cui c'è la Costituente, cioè c'è da dare una nuova forma di società all'Italia dopo il fascismo, questa cosa non gliene importa niente a nessuno, in buona sostanza, tranne, non so, c'è qualche eccezione anche illustre, Massimo Severo Giannini, che è stato il nostro grande amministrativista, ma insomma di questa cosa qui non importa niente a nessuno. E cosa fa Olivetti? Si ributta nel lavoro di fabbrica, cioè, e attraverso la fabbrica può creare questo piccolo stato sociale, questo stato sociale ideale che è il Canavese. Nel Canavese crea dei centri comunitari fuori da Ivrea, crea una specie di IRI che si chiama IRUR, per cui si pone il problema della monocultura olivettiana, cioè il fatto che una grande fabbrica, se invade completamente un territorio, lo squilibra. Allora è lui stesso a prevedere delle nuove attività imprenditoriali che in parte funzionano. Eleva il livello culturale delle persone del territorio con sono incredibili, per esempio io li ho un po' studiati, gli incontri culturali che vengono organizzati dentro la fabbrica o i corsi di storia, per dire, di storia dell'arte, o nell'intervallo di pranzo o la sera al centro comunitario. Diventa sostanzialmente un punto, le parole che Olivetti usa nel documentario che si vede, quello prodotto dalla RAI del 60, peraltro il giornalista è un grande filosofo, un grande professore di estetica, Emilio Garrone, all'epoca alla RAI lavoravano dei veri intellettuali. Riascoltandolo per l'ennesima volta mi sono accorto che sono parole sempre molto precise, molto, in cui appunto c'è la timidezza dell'uomo ma c'è anche la precisione del pensiero, non c'è una parola fuori posto. E diciamo, appunto, quello che lui costruisce in quegli anni, diciamo, è appunto una comunità ideale, un modello a cui attingere. Poi lui prova a farlo in altre regioni d'Italia, un po' in Basilicata, Matera, c'è tutta la vicenda della Martella, nel Lazio, ma insomma sono piccoli esperimenti pilota, diciamo, che nello stesso Canavese fanno fatica a funzionare, tant'è vero che viene bocciato il piano urbanistico preparato dalla Olivetti. Adriano s'arrabbia, concorre all'edizione di sindaco, diviene sindaco nel 1956, però appunto siccome
ha messo in piedi talmente tante cose, talmente tanti progetti tra imprenditoria, politica e cultura. La finalità, diciamo, cioè l'unico modo che gli sembra possibile per arrivare a realizzare quest'idea di società è entrare direttamente in politica. Quello che è successo è raccontato nel documentario. La voce che si sente e quello che commenta di più è stato poi il suo maggior collaboratore Franco Ferrarotti, quello che l'ha spinto, che era più, quello che è stato più vicino a lui, diciamo, in questa idea di costruire un movimento politico e di renderlo, come dire, di misurarlo nei voti. E però questa cosa non funziona, questa cosa e non funziona, e come dice Massimo Fichera, non poteva funzionare perché era troppo presto, perché erano gli anni dei partiti chiesa, dei partiti di appartenenza, la DC e il PC che avevano il 70% dei voti. E quindi, diciamo, da questo punto di vista, diciamo, nella traiettoria storica, morto Olivetti, il movimento comunità praticamente si scioglie, alcuni confluiscono nel Partito Socialista, e però rimane questo patrimonio di idee, che questo appunto è questo, che è quello che dicevo all'inizio. Sono dovuti passare più o meno più di 50 anni, insomma, si è iniziato a riprendere il filo delle idee olivettiane tra il 2008, il 2009 e il 2010, quando c'erano degli anniversari, 100 anni della nascita dell'Olivetti, 50 anni della morte di Adriano. È stato molto importante che Beniamino abbia rifondato le edizioni di Comunità, perché se uno voleva leggere le idee di Olivetti, non c'era nessun libro di Olivetti disponibile nelle librerie. Diciamo, la prima fonte per capire Olivetti sono i suoi libri. Olivetti ha scritto moltissimo, tra l'altro. Vuoi dire qualcosa? No, dobbiamo andare sul secondo intervento, altrimenti poi... Sì, va bene, stavo più o meno chiudendo. Chiudo dicendo che i semi olivettiani, questa idea di comunità, di democrazia diretta, di partecipazione dal basso, erano attuali quando mi sono avvicinato ad Olivetti. Mi pare che divengano sempre più attuali ai nostri giorni. Quel discorso che sentivamo, l'ultima tua citazione, Beniamino, diciamo, delle cose che contrappongono chi ha un'idea di partecipazione, di inclusione nella comunità e chi invece lavora e pensa sull'egoismo alla fin fine, questo mi pare che sia il punto centrale da cui ripartire. Vi ringrazio. Buongiorno a tutti. Allora, io non voglio commentare il video perché l'avete visto, l'avete acquisito. Voglio fare un ragionamento che è esattamente il ragionamento che io ho fatto, che faccio continuamente, quando mi avvicino a Adriano Olivetti, quando mi avvicino a questo mondo particolare e molto originale. Siamo al Festival della Mente, quindi alziamo l'asticella. Perché questa impresa, quest'uomo, e tutto quello che ha significato quest'uomo in termini di pubblicazioni, lavoro, produzione, macchine da scrivere e tutto il resto, perché colpisce? Allora, io faccio questo ragionamento e ve lo vengo a proporre in questi termini. Il problema è la modernità. Noi abbiamo un'immagine della modernità che ci è stata consegnata, secondo me, dalla macchina, la civiltà delle macchine. Come si è manifestata la civiltà delle macchine? Si è manifestata come Mirafiori o Sesto San Giovanni, cioè periferie urbane, complessi industriali opprimenti, oppressivi, grigi, mattoni, turni di lavoro, alienazione, che poi è quello che ci è stato raccontato dalla letteratura industriale. Non esiste un libro
che noi consideriamo letteratura industriale, narrativa industriale, lo stesso Volponi, che ha lavorato per Olivetti per tantissimi anni, non ci ha consegnato nessun romanzo, come dire, ideale, nessun romanzo sulla bellezza del mondo industriale. Sono tutti romanzi, e questo è una grande contraddizione. Come mai Volponi lavora all'Olivetti? Come mai Volponi sposa l'idea di Olivetti? Dedica a Olivetti Le mosche del capitale, chiamando Olivetti maestro dell'industria mondiale, però quando ci racconta il mondo industriale ce lo racconta in termini negativi. Lo stesso fa Ottiero Ottieri, che ha lavorato allo stabilimento di Pozzuoli, quello che avete visto lì, bellissimo stabilimento, bellissimo, forse più bello di quello di Ivrea. E con loro tutti quelli che hanno scritto di industria, Bigiaretti è stato anche intervistato, Bigiaretti è uno che ci consegna un ritratto del mondo industriale terribile. Ma perché? Perché? Perché noi abbiamo un'immagine dell'industria che è quella tradizionale, cioè l'industria, la catena di montaggio, l'allenazione, i turni. Così si è manifestata nel Novecento la civiltà delle macchine. È inutile. Olivetti perché è anomalo, secondo me? Perché fa un ragionamento contromano. Non è antimoderno, non è antiindustriale, non lo potrebbe essere. Però ha una idea contro moderna, cioè affronta la modernità da un altro punto di vista. Si chiede: esistono delle modernità o esiste un'idea di modernità alternativa alla modernità che abbiamo visto realizzare, che lui ha visto alla Ford? Certo che esiste. Nessuno mai l'ha capito, nessuno mai l'ha frequentata, nessuno mai ci è andato in quella direzione, ma esiste un'idea contromoderna. E l'idea contromoderna è: se la fabbrica è alienazione, io voglio creare un tipo di fabbrica che non debba alienare, almeno teoricamente, i miei operai. Se la fabbrica è mattoni rossi o cemento armato, cioè buio, io voglio creare un tipo di fabbrica con i vetri. E infatti incarica Figini e Pollini negli anni 30 e loro, due architetti milanesi, razionalisti, legati al movimento dell'architettura razionale, gli fanno quello stabilimento di Ivrea. Se la fabbrica è questo e questo, io a Pozzuoli chiamo Cosenza e gli faccio fare quello stabilimento, che è uno stabilimento che sembrerebbe una struttura balneare, non ha nulla della fabbrica metalmeccanica. E quella è un'idea di contromodernità. Se la modernità è la periferia di Torino, la periferia di Milano, con tutto ciò che significa periferia, io voglio pensare a una modernità, cioè a una civiltà industriale, che si affermi in un piccolo distretto, Ivrea, che non riguarda la grande città, perché la grande città è strana all'uomo. Ce l'ha raccontato Baudelaire. Baudelaire ci ha raccontato: quando l'uomo si trasferisce dalla campagna alla città, diventa infelice. La città ti corrompe, la città ti fa perdere, la città è tentacolare. Addirittura i poeti, quando arrivano in città, si perdono. Infatti Baudelaire ci racconta che i poeti perdono l'aureola. L'aureola finisce per terra, nel fango, si sporca. La città è terribile. E ce l'ha raccontata Verga, ce l'ha raccontato tutti quanti Balzac, Hugo. Allora, se la modernità deve andare a braccetto con l'idea di uno di questi grandi agglomerati urbani, dove la gente sta male, dove vive in condizioni non belle, dove si illudeva di stare meglio andando dalle campagne verso la città, poi alla fine rimane delusa. La modernità delude. È certo che delude. Perché la modernità significa soffitte, seminterrati, condizioni igieniche terribili. No, Oliver Twist, insomma. Allora, esiste un'idea di modernità che sia alternativa a questa? Certo che esiste, Olivetti la realizza. E questo è una cosa che a me ha affascinato terribilmente, perché è un'impresa coraggiosa andare contromano, cioè non rifiutare la modernità, come hanno fatto quasi tutti gli intellettuali che hanno collaborato con le fabbriche. Non trovate un romanzo a favore dell'industria, sono tutti contro l'industria, ma sono tutti contro l'industria come sono tutti romanzi antimoderni. Olivetti propone un'idea contromoderna, e questo è un discorso che mi affascina per i motivi che vi ho detto, perché è innovativo. Ma c'è un altro discorso che mi affascina, che è un discorso allo stesso modo originale. Chiamiamo gli intellettuali
a lavorare nelle fabbriche. È una cosa che quasi nessuno fino a quel momento faceva. Cosa fanno i direttori nelle fabbriche? Cosa possono fare? I direttori erano abituati a pensare che gli intellettuali fossero le persone con la testa nelle nuvole. Il modello era quello, i futuristi ci avevano detto un po' la modernità, ma non ci avevano capito molto. I futuristi non hanno capito molto della modernità, hanno soltanto suonato il violino alle fabbriche, ma poi di fatto tutto rimane nel tema della bellezza. Invece lui dice, chiamiamo gli intellettuali, gli chiedono, ma perché ti circondi e dai stipendi a questa gente che in fondo potrebbero essere parassiti? Cosa ti stanno a fare? Se io voglio, io sono un industriale, se io voglio capire il mondo così com'è, o se devo risolvere i problemi di questo mondo, io chiamo i tecnici. Siccome sono un industriale, devo posizionare la mia azienda in una traiettoria che debba, come dire, ascoltare il futuro, preparare il futuro, disegnare il futuro, progettare. Io ho bisogno di capire il mondo come sarà. I tecnici questo non me lo sanno dire, i poeti sì. Avete visto nelle slide che prima Beniamino aveva proiettato, quell'immagine della pubblicità di Franco Fortini della Lexicon 80, quella macchina da scrivere monumentale, da ufficio, grande, prodotta nel 49, da cui esce un uccellino. Ve la ricordate? Comunque, se volete, ve la trovate in rete, perché così. La Lexicon 80 viene prodotta nel 49. Fortini fa quella pubblicità. Fortini, che è un poeta comunista, anticapitalista, estremamente critico verso il mondo del capitale, però lavora, presta la sua creatività per Olivetti. Quell'immagine dimostra, secondo me, dimostra esattamente quello che Adriano Olivetti pensava quando chiama gli intellettuali. Se voglio capire il mondo come sarà, non mi devo fidare soltanto dei tecnici, mi devo fidare dell'estro dei poeti. Quell'immagine nel 49, l'uccellino che esce dalla macchina da scrivere, se voi ci pensate, è l'immagine antesignana di Twitter. La comunicazione veloce, la comunicazione rapida. Le macchine da scrivere sono degli strumenti in cui le parole cinguettano. Il cinguettio della macchina da scrivere, il cinguettio breve, leggero della comunicazione. Fortini ha immaginato quello che sarebbe accaduto. È accaduto quello. Al di là se è accaduto bene o no, io non entro nel merito se è stato un bene o se è stato un male, però Fortini aveva capito dove sarebbe arrivata la comunicazione nel 49. E la cosa molto particolare di questa impresa e di questa avventura umana, perché oltre che industriale è un'avventura umana, è che Olivetti è andato a chiamare le persone meno schierate, le più scettiche nei confronti del capitalismo. Volponi era e rimaneva un profondo marxista, eppure lavorava per la Olivetti. Quando Volponi lascia la Olivetti e va a lavorare, gli dicono che probabilmente sarebbe diventato amministratore delegato della Fiat, e va a lavorare nell'altro modello piemontese di azienda, ma è l'altra sponda, cioè è la parte, l'altra faccia della luna. Volponi rimane completamente deluso, perché ha capito che lì c'era un modello e lì c'era un altro. Memoriale, il libro che Volponi scrive quando lavora a Olivetti, è un capolavoro lirico, forse il più bel romanzo della, diciamo, della civiltà industriale. Quando scrive Le mostre del capitale, il libro ispirato alla Fiat, è un romanzo terribile, brutto, incomprensibile, caotico, labirintico. Ecco, Olivetti si circonda delle persone più insospettabili, di quelli che non dovevano suonargli il violino. E questo crea una cosa che in una Italia degli anni 50-60, in cui abbiamo avuto il sospetto di intellettuali schierati, di intellettuali organici, uso il termine che usava Gramsci, intellettuali organici, era un fatto completamente anomalo. Che ci stanno a fare gli intellettuali in questa fabbrica? Devono pensare. La fabbrica è un luogo dove si pensa, la fabbrica è un luogo dove si progetta il mondo che verrà. E questo la dice lunga, secondo me, e io di questo sono rimasto affascinato, anche di questo sono rimasto affascinato, questo la dice lunga sulla funzione della fabbrica. È un luogo di lavoro, certo, è un luogo di profitto, non c'è dubbio. Olivetti vende le macchine da scrivere, mica le regala, cioè non potrebbe fare tutto quello che fa se non inglobasse denaro. Però la fabbrica
diventa la sfida verso la felicità, perché poi alla fine della fine della fine di tutto questo discorso il tema è: come facciamo per rendere l'uomo felice? Ci hanno insegnato, cioè ci stiamo illudendo che l'uomo quando viveva in campagna fosse felice. È una grande sciocchezza. La civiltà della terra non dava felicità, anzi era una civiltà ingiusta, terribile, si moriva a 15 anni per una scessa al dente. Allora approdiamo verso la civiltà delle macchine, siamo felici? No, siamo ulteriormente infelici. La fabbrica può diventare non la felicità, perché sarebbe da Baci Perugina, io non posso pronunciare frasi da Baci Perugina, però sarebbe un veicolo attraverso cui gli uomini si riscattano. Quegli uomini che avete visto, ex contadini, operai affamati di fabbrica, sono persone che inseguono, che sposano e inseguono quel sogno. Quando leggiamo Donnarumma all'assalto di Ottieri, che racconta le selezioni che avvenivano nella fabbrica prima di entrare nella fabbrica di Pozzuoli, voi trovate il desiderio di questa gente di entrare, di uscire da una condizione di plebe ed entrare in questa benedetta fabbrica che per loro era un paradiso. Poi se ci siano entrati, no, è un altro discorso, non potevano entrare, era difficile entrare, c'erano test impossibili, però c'era la consapevolezza che quella fabbrica potesse rappresentare il sogno. E anche in questo Olivetti contromano, nulla di più facile nell'Italia degli anni 40 e 50 dire: facciamo spostare gli uomini e le masse e le famiglie, le spacchiamo dal sud al nord. Comodo, molto comodo il modello Fiat. No, chiamiamo gli operai. Non ci importa se le famiglie si spaccano, se questa gente soffre, chi se ne importa? La fidelizzazione e il profitto. No, creiamo un altro discorso. Andiamo noi a mettere le fabbriche dove sono loro. Per questo nasce Pozzuoli. Cioè, anche in questo c'è un desiderio contromano. Qui si apre un dibattito enorme, cioè il dibattito su come Olivetti guardasse il Mezzogiorno. Prima Alberto parlava di Matera, ma c'è Pozzuoli, oltre a Matera, la città contadina, la città industriale, là il meridione contadino e il meridione industriale. Perché Olivetti ama Matera? E perché investe su Matera? Perché Matera è insospettabilmente un modello di comunità agli antipodi, all'inizio di tutto, all'inizio del mondo neolitico, all'inizio del mondo preistorico. Matera era già una comunità. Una comunità terribile, condizioni urbane assolute, però è una comunità. C'è l'etica di un vicinato. E allora quella civiltà interessa Olivetti per la sua bellezza, ma questo è un altro discorso. Vado a chiudere, giusto? Mi devo chiudere. Poi se volete fare domande le facciamo e si risponde. Io mi sono sempre domandato e continuo a domandarmi, se non sono un economista, non guardo le cose dal punto di vista economico, cosa sarebbe oggi. Certo, voi dovete pensare che Olivetti aveva un mercato da riempire, e quando si ha un mercato da riempire è facile far denaro, cioè è facile far funzionare il discorso. Hai un mercato che è completamente libero, vuoto, sei il maggiore produttore italiano e non solo di macchine da scrivere, lo riempi. Sarebbe la stessa cosa oggi? Non lo so, e non mi voglio cimentare in questa domanda, però penso che di questa esperienza, al di là del ricordare, del promuovere il ricordo, cioè del favorire la testimonianza di quest'uomo, io credo che alla fine di tutto si salvino come sempre le idee, cioè l'idea, il coraggio di osare a guardare la realtà. E in questo caso mi riferisco a questi anni nostri, in una maniera contromano. Noi ci siamo trovati, siamo ancora dentro, una crisi terribile dell'Occidente intero, non soltanto dell'Italia, ma non stiamo pensando, nessuno sta pensando, a quali possibili modelli alternativi potremmo raggiungere per uscire da questa crisi. Questa crisi ci poteva insegnare, se siamo arrivati fin qui, abbiamo commesso degli errori, cerchiamo di trovare altre soluzioni. Nessuno sta trovando, diciamo, delle soluzioni, tutti stiamo continuando a aspettare che finisca la crisi. Come debba finire non si sa,
poi si ripresenterebbe fra 20 anni, è ciclica. Però nessuno sta progettando una via d'uscita che sia un modello alternativo a questo modello che ha portato alla crisi. Ecco, del mondo olivettiano a me questo piace, cioè piace l'idea che esiste, che si debba pensare e progettare che a questa realtà ce n'è un'altra parallela, raggiungibile, percorribile, attuabile. E questa realtà è quella che potrebbe funzionare meglio di quella che abbiamo. Chiudo qui. Grazie. Grazie.